La copertina del Corriere dell'Irpinia di questa settimana è dedicata a Carlo Iannace, medico irpino che ha salvato tante vite. Un vanto per l'Irpinia, dice il direttore del Corriere Gianni Festa. Poi le questioni del capoluogo. Nargi annuncia che la giunta potrebbe essere pronta dalla prossima settimana. Focus sul polo logistico, qualcosa si muove in modo positivo, spiega il direttore Festa. Paese che vai è invece l'inserto del Corriere dedicato all'estate nei comuni irpini. In edicola il nuovo numero del Corriere dell'Irpinia, stavolta molto ricco, a 60 pagine, anche perché la pausa estiva consente di riprendere le edizioni a settembre. Comunque in agosto sarà un mese caldo anche per le novità e le notizie che aspettano l'Irpinia. La copertina di questo numero è dedicata a Carlo Iannace, il medico che combatte contro il cancro del seno, una persona adamantina, una bellissima figura, a cui il capo dello Stato Mattarella ha dato la grazia per alcune vicende legate al suo rapporto con la politica. Nella sostanza, Iannace è molto amato dalle donne, ha salvato tante vite umane ed è tra i protagonisti positivi della nostra provincia e non solo della nostra provincia. Nell'intervista che Antonio Vicariello gli ha fatto viene fuori il ritratto di una persona semplice, umile, di un grande lavoratore, e questo non può che essere un vanto per la nostra Irpinia. Nel numero di in edicola naturalmente si affronta il tema della situazione di Avellino, che rimane con il sindaco ma senza un programma e senza un governo. Laura Nargi, il primo sindaco donna di Avellino, ha lasciato intendere che la giunta che presenterà alla città potrebbe già essere pronta da lunedì e dovrebbe essere formata da elementi tecnici di grande valore, capace di recuperare i tempi perduti e risolvere soprattutto i tanti problemi sul tappeto. C'è il problema, la notizia delle notizie, che ci riguarda proprio e riguarda in qualche misura anche Ariano Irpino: il finanziamento del polo logistico di Valle Ufita. 120 milioni, finalmente qualcosa si muove, in termini positivi. Il ministro delle infrastrutture Salvini ha fatto in modo che quest'opera potesse essere finanziata. E il progetto riguarda ben 30 comuni del comprensorio ed è una svolta, potremmo dire, epocale per l'Alta Irpinia, dove lo spopolamento sta facendo danni enormi, i giovani vanno via. E questa, se ben gestita dalla classe dirigente, questa opportunità segna una svolta che forse negli ultimi 50 anni era molto attesa. Resta appesa però, e ci dispiace dirlo, il problema della Leoni Grotta Minarda, che dovrebbe essere completata, ma ogni tanto i lavori si bloccano.